9 ottobre 1963. Ecco la motivazione che mi ha spinto a un nuovo giro con il Veccio. Una data molto triste per il paese Italia, in quanto alle 22:39 ci fu una terribile disgrazia, creata dalla stupidità dell'uomo, la tragedia della diga del Vajont. Pensate, un pezzo di montagna con 260 milioni di metri cubi che scivola alla velocità di 30 metri al secondo circa nel bacino artificiale, creando un'onda alta oltre un centinaio di metri, che in parte risalì il versante opposto, per poi oltrepassare la diga stessa e raggiungere la valle del Piave, distruggendo completamente il paese di Longarone. Da questo disastro si stimano un totale di 1917 vittime, ma vennero recuperati solamente 1500 cadaveri, di cui questi erano 487 bambini. Immaginate, qua doveva esserci un bacino artificiale e invece quella tragica notte dell'ottobre del 63 ha spazzato via tutto, migliaia di vittime, di cui tanti bambini. E fa impressione vedere questa costruzione sapendo cosa c'è stato. Come dicevo, fa impressione essere dentro al bacino della diga del Vajont. Ma a vedere ancora la diga stessa, dopo tutto quello che è successo, come è potuta rimanere su bella salda al suo posto? Peccato, la diga era fatta bene, ma l'hanno fatta in un posto sbagliato. Eccoci qua amici, alla fine di questo giro. Che dire, una giornata ricca di emozioni, soprattutto vedere tutti quei nomi di quei piccoli bambini morti ma colpito. Niente, che dirvi, se avete la possibilità vi consiglio di fare un giro a visitare questo posto per cercare di non dimenticare quello che può creare la stupidità dell'uomo, sperando che cose del genere non capitano più in futuro. Bene. Che dirvi? Vi saluto tutti, vi ringrazio e al prossimo giro con il Veccio. Ciao ciao!